Benvenuti a Marciano Arte, noi siamo Salvatore e Alfredo, siamo i due soci di questa attività storica fondata da nostro nonno nel 63, continuata da mio padre e ora siamo lui. L'attività parte proprio come un binomio, cioè siccome mio nonno era un artista e quindi iniziamo proprio dall'inizio come galleria e come cornicieria. Quindi proprio è un fatto storico che abbiamo portato avanti. Io avevo l'esigenza di incorniciare i quadri che facevo. Certo. E quindi da artista poi si è specializzato anche nel mondo della cornice. Quindi il nostro ci ha dato diciamo un po' l'idea l'ha avuta papà. Sì. Di iniziare a tagliare lì. Il nostro obiettivo è quello di mirare al meglio di spingere avanti la tradizione napoletana, soprattutto per quella che è il mondo dell'arte, e poi essere quindi all'avanguardia delle mode e di tutte le novità nel mondo della cornice. Siamo una clientela giovanile, senza discriminare diciamo, i collezionisti dell'arte napoletana e i collezionisti dell'Ottocento. Sì. La nostra scuola, quella porticese, figurativa, diciamo, una scuola pittoria porticese importante del Novecento, cerchiamo di portarla avanti e più i giovani artisti, più i contemporanei. E poi miriamo alle ditte di cornici le più importanti, no? Penso a livello italiano. Sì. Nostro padre ci ha sempre insegnato che il campionario delle cornici deve variare continuamente, cioè deve seguire la moda, deve seguire la qualità della materia prima, cioè del legno, e praticamente per evitare le cornici rozzinanti, diciamo, esatto. Trattiamo un po' tutto quello che è il Novecento napoletano, quindi partendo dai capi scuola che sono Villani, Viti, Bisconio, fino a, e poi anche l'altra linea, diciamo, un po' più tendente a guardare l'arte contemporanea nazionale, il futurismo come Emilio Notte, come un po' come Caiati, Emblema, Barisani, abbiamo un po' tutto quello che vuole che l'aspetto più significativo dell'arte napoletana del Novecento, in tutti i suoi aspetti. Quindi dal figurativo all'astratto informale.